Golf Lampone! Eccolo qua! Oggi sono qui per farti vedere di preciso come costruire questo golf lampone partendo da zero, dall'inizio alla fine. Questo è un golf che ho costruito con la maniera tradizionale, quindi ho fatto il davanti, il dietro, le due maniche, le ho attaccate tutte insieme e poi ho ripreso le maglie dello scollo. Ho lavorato con il punto mimosa o nocciolina, che è questo qui, e ho utilizzato questo bellissimo filato di 100% merino, tinto a mano, colore che si chiama fenicottero rosa, che io adoro. Io sono Sofia, lavoro a maglia fin da quando ero bambina, mi hanno insegnato mia mamma e mia nonna e dopo aver lavorato per anni, anni e anni per i miei bambini, finalmente mi sono fatta una cosa per me. Sono contentissimo, orgogliosissimo, ho ricevuto perfino complimenti al supermercato. Essere fermate al supermercato e avere complimenti per il golf appena fatto non ha prezzo. Con questo golf andrete sul sicuro. Bisogna avere un paio di ferri numero 4,5, un paio di ferri numero 5 e un 500-600 grammi di questo filato, circa 1000 metri o di un filato simile. Ma adesso mi raccomando, se ti piace questo golf metti un bel like, iscriviti al canale, se riesci a farlo e pensi di aver imparato qualcosa di speciale c'è anche il super grazie. E adesso, senza aspettare troppo tempo, mettiamoci al lavoro. Questa è la lana che ho utilizzato, questa è l'etichetta, l'ho comprata qui in America, quindi non so se si riuscirà a trovare in Italia. Questa è la composizione precisa. Ecco qua, ho utilizzato i ferri 4,5 per fare il bordo a coste, qui e qui. E poi ho utilizzato i ferri numero 5 per la lavorazione appunto mimosa. Ho preferito usare dei ferri leggermente più larghi che avrei utilizzato, diciamo, per fare una maglia rasata, proprio in modo che questo punto venisse bello morbidoso ed elastico. Poi ho utilizzato un uncinetto per unire tutte quante le parti e l'ago da lana per chiudere le maglie dello scollo e ho utilizzato un ferro circolare per riprendere le maglie dello scollo. Tutte quante le tecniche le trovi tra i video del mio canale e metterò anche un bel link in fondo, quindi in fondo a tutto quanto il video metterò i vari link per imparare le varie tecniche, tipo cucire le parti insieme con l'uncinetto oppure riprendere le maglie dello scollo, chiudere con l'ago le maglie dello scollo. Quindi mi raccomando, segui fino alla fine se vuoi vedere tutti quanti questi link per questi altri video. Iniziamo con il dietro. Ferri 4,5 per fare il bordo a coste 1,1. Per sapere quanto filato lasciare per avviare 106 maglie, considerando che la larghezza sarà più o meno così, devo lasciare 3 volte tanto. 2 e 3. E adesso avvio 106 maglie. Ci vediamo a 106. Ora che ho avviato 106 maglie, inizio a lavorare a coste 1,1. Coste 1,1 cosa vuol dire? Vuol dire una maglia diritta, una maglia rovescio alternato. Io la prima e l'ultima maglia la considererò sempre di vivagno, quindi vuol dire lavorerò sempre a diritto. In questo caso, per la parte dietro, inizierò le coste con un rovescio e un diritto alternato. Così vado avanti fino alla fine, comunque in qualsiasi maniera io finisca, la prima e l'ultima le farò sempre a diritto. Inizio anche il mio secondo ferro sempre a coste, la prima maglia sempre a diritto, la prima e l'ultima sempre a diritto e inizio a coste 1,1. In questo caso un rovescio, un diritto alternato, rovescio diritto. Quando sarò ad unire tutti i pezzi farò vedere come mai per il parte dietro del lavoro le coste le inizio con il punto rovescio. E adesso andiamo avanti così per 14 ferri. Ed eccomi qua al dietro. Anche il dietro ho fatto i miei 14 ferri a coste 1,1 ed inizio il punto noccioline. Primo, terzo, quinto, tutti i ferri dispari, sempre a rovescio, mentre il secondo ferro inizio lavorando. 3 maglie insieme e poi 3 maglie in una maglia. 3 maglie insieme, 3 maglie in una maglia. E il quarto ferro lavorerò
tre maglie in una maglia e tre maglie insieme, quindi alternato, in modo che quando unirò i bordo del davanti e del dietro avrò comunque il punto a noccioline alternato a scacchiera, ma ve lo farò vedere quando arriviamo ad unire le parti. Mi raccomando, invertiamo il secondo ferro con il quarto ferro quando si lavora il dietro rispetto al davanti. E per il dietro devo andare avanti a punto noccioline fino ad avere 57 noccioline. Primo ferro del scollo dietro. Chiuderò 16 maglie, lavoro 16 maglie tutte a rovescio, chiudere le 42 maglie centrali e dopodiché lavorerò tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Il primo ferro è fatto, ho chiuso le 42 maglie centrali, le 16 maglie al lato qui a destra e adesso il secondo ferro dello scollo devo chiudere subito 16 maglie qui, dopodiché lavorare a punto nocciolina su queste rimaste, cambiare gomitolo, punto nocciolina anche su queste. Quando finirò di fare anche a punto nocciolina queste maglie qui, girerò e il mio terzo ferro sarà il terzo ferro finale dello scollo del dietro dove chiuderò tutte quante le maglie. Iniziamo la lavorazione del davanti montando 106 maglie e lavorando a coste 1-1 per 14 ferri, dopodiché si inizia con il punto nocciolina. Dopo aver fatto i 14 ferri a coste 1-1, inizio con la lavorazione a punto nocciolina, lasciando sempre ai lati una maglia di vivagno. Per il davanti, in punto nocciolina faccio ferri dispari, primo, terzo, quinto, settimo, tutti a rovescio. Il secondo ferro faccio 3 maglie in una maglia e poi 3 maglie insieme, 3 maglie in una maglia e 3 maglie insieme, mentre il quarto ferro faccio 3 maglie insieme e 3 maglie in una maglia, alternato. Per il davanti devo arrivare fino a 50 noccioline, dopodiché inizio lo scollo. Perfetto, ho lavorato per ben 50 righe di noccioline, quindi 100 ferri, perché ogni fila di noccioline sono due ferri, per 50 noccioline ho detto, ed è arrivato il momento di fare lo scollo. Ecco qua. Siamo arrivati al momento dello scollo, ho selezionato le 24 maglie centrali e adesso lavorerò sempre a rovescio perché sono sulla parte del diritto del lavoro fino a qui dove ho messo il marcapunto, quindi queste 41 maglie, dopodiché accavallerò una sopra l'altra tutte quante queste altre maglie e poi finirò per lavorare le ultime 41 maglie e a quel punto avrò il lavoro diviso su due gomitoli. Inizio e ci troviamo al marcapunto. Mi raccomando, il filo di salvataggio deve essere messo proprio qui sotto, perché se si fa un casino per lo scollo si torna indietro e si riparte, ma non si rovina tutto questo lavorone che abbiamo appena fatto. Arrivata al marcapunto, adesso io lavoro le maglie a diritto e poi le faccio accavallare, quindi una a diritto, un'altra a diritto e poi la faccio cascare sopra. Quindi una cavallatura semplice, così. Facciamo di nuovo insieme. Ce ne ho due, dal marcapunto in poi, e questa la faccio accavallare. La faccio passare sopra e la faccio scendere. Questa rimane qui. Ne lavoro un'altra, è uguale, questa la faccio scendere e passare sopra. E arrivo così fino al prossimo marcapunto, tenendo sempre molto morbido. Eccomi qua. Sono arrivata a quell'altro marcapunto, quello che faccio, io lo faccio cascare e adesso lavoro questa prima maglia che avevo qui dall'altra parte del marcapunto e faccio accavallare l'ultima maglia. Così anche da quest'altra metà delle parti qui delle maglie ce ne avrò 41, esattamente come da quest'altra parte. Quindi quando vorrò lavorare quest'altra parte prenderò un gomitolo nuovo e adesso vado avanti fino alla fine del ferro per finire questo ferro anche da quest'altra parte. Bene, ora lavoro tutto questo ferro a punto nocciolina come sempre, quando arrivo qui inizierò un gomitolo nuovo per finire a punto nocciolina anche la fine della parte qua. Io preferisco lavorare le due parti con due gomitoli piuttosto che finirne una e poi iniziare l'altra, perché così sono sicura di fare lo stesso numero di diminuzioni regolari, però questa è scelta.
le ultime quattro maglie, per non rovinare il mio punto nocciolina, le lavorerò tre a rovescio e una a diritto. 1, 2, 3 a rovescio e una a diritto. Adesso prendo un gomitolo nuovo e inizio l'altra parte. E anche qui inizio con una a diritto e tre a rovescio. Praticamente metto il filo davanti così in modo che non mi scappi e inizio a lavorare. Lo devo tenere un po' fermo, se no mi scappa. Quindi una a diritto, tre a rovescio. Ora qui mi scappa un po', ecco, tre a rovescio, una, due e tre, e poi parto con il mio motivo a nocciolina fino in fondo. Siamo al terzo ferro dello scollo davanti, ho due gomitoli e adesso lavoro tutte a rovescio, ovviamente sempre vivagno, la prima e l'ultima, e qui devo chiudere le prime due e poi continuo sempre tutto quanto a rovescio, quindi ne accavallerò due qui. Ecco fatto, ho lavorato tutta questa parte, non ne chiudo adesso due qui vicino allo scollo dalla parte destra, le chiuderò al ritorno. Intanto chiudo due maglie qui nella parte sinistra dello scollo. Mi cerco il gomitolo, eccolo qua. Perfetto, e adesso ne accavallo due lavorando a diritto. Una cavallatura, seconda accavallatura e ora lavoro tutto al rovescio fino all'ultima di vivagno. Siamo al quarto ferro, adesso farò tutto punto nocciolina tranne le ultime due che lavorerò un rovescio e un diritto. Da questa parte qui invece farò due accavallature qui di chiusura e poi andrò avanti con due rovesci e dopodiché tutto punto nocciolina fino alla fine del ferro. Molto importante, qui ho fatto le due diminuzioni, ho due maglie e inizio subito il punto nocciolina. Quindi inizierò, quindi in questo caso ne lavoro tre in una, vado avanti, mi raccomando, alla fine in ognuna di queste due parti dobbiamo avere 39 maglie rimaste qui e 39 su quest'altra parte qua. Quinto ferro dello scollo si lavora esattamente come il terzo. Si inizia già a vedere lo scollo, quindi ho lavorato tutto a rovescio con le due di vivagno. Qui accavallo le prime due e vado avanti tutto a rovescio. Sesto ferro, lavorerò tutto a punto nocciolina, questa parte qua. Le ultime quattro le lavoro tre a rovescio, una a diritto. La seconda parte dello scollo, a cavallo, dopodiché ne lavoro tre a rovescio e poi tutto nocciolina fino in fondo. Benissimo, adesso il settimo, il nono e l'undicesimo ferro, io diciamo le ultime due qui e le prime due qui ai lati dello scollo insieme. Quindi le diminuzioni nei ferri di andata tutte a rovescio e ai ferri di ritorno tutto punto nocciolina. Nell'ottavo ferro di ritorno, alla fine della prima parte, dopo aver fatto il punto nocciolina, mi ritroverò queste tre maglie e le lavorerò due a rovescio e una a diritto. E anche qui farò un diritto, due rovescio. E poi punto nocciolina fino in fondo. Il nono ferro l'ho fatto esattamente come il settimo, mentre il decimo ferro, esattamente a punto nocciolina tutto quanto, quando mi trovo con due maglie, le lavorerò una a rovescio, una a diritto. Questo qui è il decimo ferro e anche qui farò un diritto, un rovescio e tutto a punto nocciolina. E poi l'undicesimo ferro come il settimo e come il nono. Per il dodicesimo ferro praticamente finirò tutto quanto a punto nocciolina con soltanto una maglia di vivagno e anche qui farò una maglia di vivagno a diritto e tutto punto nocciolina fino all'ultima maglia di vivagno. Anche il tredicesimo ferro farò le diminuzioni prendendo due maglie insieme ai lati dello scollo. Quattordicesimo ferro, tutto punto nocciolina, le ultime quattro, tre a rovescio e uno diritto. Poi farò un diritto, tre rovescio e tutto punto nocciolina fino in fondo. Per il quindicesimo ferro accavallo le 16 maglie iniziali qui, dopodiché lavoro tutto a rovescio lavorando insieme le ultime due.
Lavoro insieme le prime due e vado a rovescio fino in fondo. Siamo quasi alla fine dello scollo, adesso siamo al 16° ferro e quello che devo fare è chiudere adesso 16 maglie qui e andare avanti a punto nocciolina. E questa parte qua, tutto quanto a punto nocciolina. Le ultime tre le lavoreremo due a rovescio e una a diritto, un diritto e due a rovescio. Le maglie iniziali qui le sto accavallando, lavorandole a rovescio. Faccio vedere un attimo. Quindi le lavoro a rovescio e poi le faccio accavallare, lavorandole a rovescio. Benissimo, se ho lavorato bene, adesso ho 16 maglie sulla rimanenza di ogni spalla e questo che quello che faccio adesso farò il 17° ferro. Lavorerò tutto quanto a rovescio con le due di vivagno come sempre e il 18° ferro le chiuderò tutte quante lavorando a rovescio. Il davanti e il dietro sono pronti con lo scollo fatto. Adesso io, mettendo rovescio contro rovescio e utilizzando l'uncinetto, chiuderò le maglie delle spalle. E mi sono sbagliata, unirò le spalle e tutti quanti i fianchi mettendo diritto contro diritto, così. Per unire le parti utilizzo la mia tecnica con l'uncinetto ed infatti viene perfettamente elastica e dall'altra parte risulterà perfetta. Ed elastica soprattutto. Maniche. Per le maniche ho avviato 51 maglie e ho lavorato a coste 1-1 per 14 ferri. La prima e l'ultima maglia lavorata di vivagno sempre a diritto. Finiti i 14 ferri è arrivato il momento di iniziare la nostra lavorazione con il ferro numero 5, appunto mimosa o nocciolina. E prima, all'interno di questo primo ferro che lavorerò tutto a rovescio, devo aggiungere 17 aumenti. Faccio vedere adesso come li faccio. Il primo aumento lo faccio dopo due maglie, dopodiché faccio tutti gli aumenti ogni tre maglie, fino a che non avrò un aumento prima dell'ultima maglia. E in tutto saranno 17 aumenti distribuiti in questo primo ferro. Iniziamo, faccio vedere come faccio un primo aumento, quindi lavoriamo due maglie, quindi la prima di vivagno, poi al rovescio, e ora faccio vedere come faccio l'aumento. Gli aumenti che voglio fare sono quelli invisibili, per cui cosa faccio? Prendo questa gobbettina che ho qui, la appoggio sopra il ferro e la lavoro al rovescio. Dopodiché lavoro quest'altra maglia e ne lavoro tre. Una, due e tre. Prendo di nuovo questa gobbettina, ora non ho la gobbettina, ho la V, prendo questa, la metto sopra e la lavoro a rovescio. E poi faccio di nuovo 1, 2 e 3. In questo caso ho la gobbettina del rovescio, la appoggio sopra, la lavoro a rovescio, 1, poi 2 e 3. E vado avanti così fino all'ultima maglia, faccio vedere come faccio l'ultimo aumento. Ecco qua, sono all'ultimo aumento, invece di prenderlo qui, lo prenderò qua sotto, questa maglia qui. Quindi la prendo sotto l'ultima che ho appena lavorato, la appoggio sul ferro accanto, la lavoro sempre a rovescio, eccola qua, e poi lavoro l'ultima a diritto. E ho finito tutti quanti gli aumenti, 17 aumenti, avevo 51 maglie iniziali, quindi adesso avrò 68 maglie ed inizio a lavorare con il punto nocciolina o mimosa, come sempre, e farò gli aumenti ogni 5 noccioline, aumenterò una maglia ai lati. E per sapere quante maglie praticamente dover lavorare con il punto nocciolina, ricordate che adesso io avrò due maglie qui, ai lati che non lavorerò appunto nocciolina, a parte quella di vivagno, la prima e l'ultima la lavorerò sempre a diritto, anche la seconda e la penultima. Dopodiché aumenterò un'altra maglia, quindi saranno la maglia di vivagno più due che lavorerò a diritto, poi avrò la maglia di vivagno più tre che lavorerò a diritto, poi un altro aumento, avrò la maglia di vivagno più quattro che lavorerò a diritto. A quel punto, quando mi trovo con quattro maglie accanto a quella di vivagno, posso ricominciare un'altra nocciolina in queste quattro maglie che avrò. Quindi via via che aumenterò le maglie, ogni volta che me ne ritroverò quattro nuove accanto al vivagno, potrò aggiungere una nocciolina. E così via via il mio lavoro
si aumenterà lateralmente e aumenterà anche il motivo a noccioline. Ma adesso andiamo avanti. Per la manica ho lavorato in totale 51 noccioline e gli aumenti li ho distribuiti così. Dopo gli aumenti fatti nel primo ferro a rovescio, ogni 5 noccioline, cioè ogni 10 ferri, ho fatto 2 aumenti ai lati e l'ho fatti per 9 volte. Dopodiché ho finito le ultime 6 noccioline e poi ho chiuso tutte quante le maglie. Ho fatto il ferro tutto quanto a rovescio e poi ho fatto un ferro tutto quanto a diritto, chiudendo, accavallando le maglie, lavorandolo a diritto. E questa era la parte finale. Ecco qua, i pezzi sono tutti pronti, il davanti e il dietro e le due maniche. Ho già unito il davanti e il dietro sulle spalle. Ora quello che faccio, lo distendo così, così. Quindi per prima cosa cucirò le due maniche in modo che la metà della manica corrisponda alla spalla e in modo che questo punto qui sia uguale da un lato e anche dall'altro nel dietro. Dopodiché unirò i sottomanica e i fianchi tutti quanti insieme. Quindi intanto inizio unendo queste due parti qui. Come le unisco? Le unisco rovescio, le unisco diritto contro diritto. Quindi faccio così e mi metto ad unire questa parte qua. Mi aiuto con le mollettine per centrare tutto e utilizzerò l'uncinetto e unirò le parti insieme con il mio metodo con l'uncinetto. C'è un video che faccio vedere come faccio. Dopo aver unito le maniche al davanti e al dietro, ho unito i fianchi e il sottomanica, tutti quanti in una cucitura unica, fatta sempre con l'uncinetto. Sono partita dal bordo a coste e sono arrivata su fino allo scalfo della manica e ho continuato fino alla fine del bordo a coste. Faccio vedere ora com'è rigirato, quindi la parte dentro. Ecco, qui si vede benissimo come ho fatto ad unire la parte con l'uncinetto, che è estremamente elasticizzata. Ho fatto tutto quanto fino allo scalfo e continuando lungo tutta quanta la manica. Ed è estremamente elasticizzato. Ecco qua la chiusura fatta all'uncinetto, risulta perfetta. Le noccioline sono perfettamente alternate e allineate e come si può vedere è veramente morbida ed elastica, sia in un senso che nell'altro. L'avvio a coste del dietro ho iniziato oltre al vivagno, iniziando uno uno, facendo un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, in modo che poi quando faccio la cucitura le coste risultano alternate perfettamente. Quindi questo è il segreto. La parte davanti inizia vivagno, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. La parte dietro inizia vivagno, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto. Quando andrai ad unire le parti, verrà perfettamente il motivo a coste che continua intorno anche dall'altra parte. Anche le maglie dello scollo le ho riprese sempre con il mio metodo e risultano morbidissime. La chiusura col lago risulta elastica e perfetta, non slabbrata per niente. Ho ripreso tutte quante le maglie intorno allo scollo e adesso sto facendo 7 ferri a coste 1-1, dopodiché chiuderò tutte quante le maglie con l'ago e il golf è quasi pronto. Ho ripreso 92 maglie, 92, e farò 7 ferri che sono la metà dei 14 ferri che invece ho fatto per il bordino dei polsi e per il bordino del fondo. E per finire chiudo le maglie dello scollo con l'ago, così che la chiusura rimane veramente bella morbida ed elastica. Con il mio metodo, che trovi anche in un video, come chiudere le maglie con l'ago.
Grazie per avermi seguito fino in fondo e spero che questo golf ti riscalderà le giornate fredde invernali come lo sta facendo a me. E mi sta dando un'enorme soddisfazione. Questo colore anche è veramente allegro e porta proprio un po' di felicità in queste giornate un po' grigie. Ed ecco qui i link delle varie lavorazioni. Come fare il punto mimosa e nocciolina, come riprendere le maglie dello scollo, come chiudere le maglie col lago, come unire le parti con l'uncinetto. E poi ci sono anche video su come iniziare un magliore da zero prendendo le misure. Per cui grazie ancora e ciao ciao!